21 anni fa a Palermo la mafia uccideva Libero Grassi, il primo imprenditore che si ribellò al diabolico sistema del racket, trovando il coraggio di denunciare pubblicamente i suoi estorsori. Titolare di un'azienda tessile, Grassi non cedette alla richiesta del pizzo avanzata da Cosa Nostra, ma la sua richiesta di aiuto alle istituzioni restò inascoltata. Il ministro dell'Interno, Anna Maria Cancellieri, ha ricordato l'importanza della figura dell'imprenditore ucciso dalla mafia. Libero Grassi, con il sacrificio della sua vita, ha segnato un punto veramente epocale di svolta. Credo che tutti gli dobbiamo essere grati perché veramente ha dato prova di col suo esempio e con il suo sacrificio che bisogna ribellarsi. Un ragazzo di Addio Pizzo ha letto la lettera che l'imprenditore fece pubblicare e che di fatto sancì la sua definitiva condanna a morte. Solo una persona non pagherò mai, caro estortore. Te. Stupito della sfrontatezza con la quale ti scrivo? Non so se puoi capire, ma prova a spiegarmi. Sai quando ti diagnosticano una malattia inguaribile e tu ti scopri improvvisamente innamorato della vita? Sai cosa significa avere il rimorso per tutte le porcherie fatte, rimpiangere le occasioni sprecate, cercare un'occasione di riscatto? Tu sei stato la stessa cosa per me, perché tu sei un cancro, di più, una metastasi. Per me e la mia azienda, per i miei figli, il loro futuro e la nostra città.